Ciao, ciao. Oliver, sono Piero Colangelo di calciofoggio.it. Volevo chiederti, rispetto all'anno scorso, che cosa è cambiato nei tuoi movimenti di gioco, come qui esterno e quindi di centrocampo? Alla fine sto alla stessa posizione, solo che il mister vuole un po' altre cose di mister Stroppa che era l'anno scorso. Ho visto che il mister vuole che ti accentri un po' di più quando, nella fase offensiva, probabilmente perché vuole approfittare del tuo piede famoso. Speriamo, sto più offensivo anche adesso quando giochiamo da dietro, ma sto anche più largo, quindi diventa anche forse più difficile di fare. Quindi ti chiede quindi ampiezza, e vediamo nella partita sulla partita che quando trovo spazio in mezzo, certo che vado in mezzo, mi prendo il pallone e provo a tirare anche quando c'ho vicino della porta. Sei subito entrato nel cuore dei tifosi foggiani, non solo per i gol ma anche per la tua simpatia. Come si trova un tedesco nell'Italia meridionale? Io devo dire che mi trovo benissimo, per questo sto ancora qui. Vediamo che succede, ma devo dire che la gente sono bravi con me, quindi anche io sto bene, sono bravo con loro. Certo. E mi fa piacere. Il calcio italiano in che cosa si differenzia da quello tedesco, sia sotto l'aspetto della preparazione che sotto quello dei giocatori? È differente. Le stadion forse, le stadion sono più belli in Germania. È solo quella la differenza? Sì, questa è una differenza, ma tutto altro io sto bene qua, le stadion sono belli, i tifosi a Foggia abbiamo i migliori, penso, della Serie B. Questa è una cosa bellissima, quando entri nel campo sei solo felice quando vedi tutti i tifosi là. Volevo chiederti poi infine quali sono i tuoi obiettivi per quest'anno? Per me personalmente o per la squadra? No, personalmente. Per me personalmente voglio fare un grande campionato con la sua Foggia e vediamo che succede con il mio futuro. Questo non so nessuno, quindi devo fare belle partite, devo fare un po' di gol, assist e dopo vediamo. E per Foggia voglio fare tutto per Foggia per stare bene con la squadra, perché alla fine siamo tutti in una barca e dobbiamo andare avanti tutto insieme. Ok, ti ringrazio, Carlo, in bocca al lupo. Grazie mille.